buongiorno, ma dove era posizionata la statua di Gesù Cristo? Andiamo a vedere. Ma sopra. Ma pesa questa statua? Per portare energia. Questo è il luogo del misfatto, via Iapigia, Taranto, chiesa Santissima Addolorata. Un uomo, alle 7 di ieri, ha preso in spalla Cristo Redentore e l'ha portato con sé, come si vede dalle nostre immagini in esclusiva della videosorveglianza. Passando per via Leonida, ha poi imboccato via La Clou. Ma che è successo? Vi hanno rubato Gesù? Sì, così sembra. Ho notato che avete le telecamere di videosorveglianza, ma all'interno della chiesa non c'era nessuno in quel momento? No, c'era qualcuno, perché lui si è incrociato anche con una persona che è andato via. Di solito questa la mattina... La chiesa apre intorno alle 7, ma è abbastanza frequentata. Prima dell'alba, alle 5 e mezza circa, si è ripresentato qui il presunto ladro. Diciamo che l'ha presa in prestito. Che vi ha detto? Sì, stamattina intorno alle 5, insomma, ha suonato il citofono dicendo che non aveva dormito tutta la notte e che, insomma, voleva... Gli ho detto che, guarda, che era forse opportuno, così come solennemente ha portato in processione in uscita Gesù, lo portasse solennemente in processione al rientro. La prende con filosofia Don Amedeo. Insomma, il giallo è risolto e la statua a breve rientrerà nella sua postazione. Senta, ma voi alle 7:30 del mattino siete aperti? Sì, alle 7:30 sì. Ma ieri non avete notato questo signore che portava via la statua di Gesù Cristo? Qualcuno sicuramente l'avrà visto, avrà detto la dovranno restaurare, dovranno fare qualcosa, no? Invece no. Invece no, se l'è rubata. Non ha preso il caffè qui, insomma. No, ieri no. Credo che o abbia avuto paura, no? Del tu per tu, cuore a cuore, nella notte con il cuore di Gesù, oppure insomma, un po' scocciato e ha detto vabbè, non parlo, e tornatene a casa. Insomma, l'avete perdonato. Sì, è vero.